Anche il presidente con me in privato e poi lo ribadirà anche adesso, è quello di rendere partecipi tutti, tutto l'ambiente, tifosi, stampa, addetti ai lavori, di quella che è la situazione della Casertana, proprio perché il presidente ha sempre detto che la Casertana siamo tutti quanti noi, quindi dobbiamo sapere cosa attraversa la Casertana, cosa fa la Casertana, cosa deve sostenere la Casertana, perché la partita della domenica purtroppo è l'ultima dell'ultimissima delle cose, quindi un appuntamento come questo oggi serve a chiarire certe cose, poi in futuro ce ne saranno altre per poter raccontare altre cose, speriamo più felici. Io do la parola al presidente per poter fare il punto della situazione, prima di passare anche la parola alla commercialista, alla dottoressa Francesca Semola, che ci illustrerà nel dettaglio quelli che sono i conti e tutte le cose in sospeso, che sì, è quella che fa lo straordinario le notte. e quindi è colei che ha a che fare con questi numeri che non sono sempre belli. Presidente. Buonasera. Allora, niente, ci eravamo detti tante volte che dovevamo chiarire un pochettino questa situazione e mi sembra che non c'è stata mai né il tempo né il modo e né l'occasione giusta per far sì che questa cosa accadesse. Credo che è doveroso far presente a tutti come non stiamo qua perché vogliamo creare destabilizzazione, no, anzi assolutamente il progetto c'è, va avanti, ma è giusto che tutti quanti sanno le cose come stanno, perché mi sembra che leggendo su qualche sito chi dice una cosa, chi dice un'altra, non è così. La cosa sta in questo modo, questa sera le illustreremo a tutti, quindi questa è la verità, ok? Quindi sentiamo la dottoressa Semola che ci illustrerà numeri alla mano, perché come vedete ha qui tanti fogli, quindi oggi snoccioleremo un po' tutte quelle cose di cui si è parlato, però l'entità reale alla fine non tutti la sapevano, comunque una volta si è detto un numero, una volta un altro, una volta si è addirittura detto che quasi fosse una scusa per non poter fare un investimento ulteriore. Quindi ascoltiamo un po' dalla dottoressa qual è il punto della situazione. Francesca Semola. Francesca, buonasera a tutti. E mi hanno chiesto di relazionare sulla situazione debitoria della Casertana e voglio partire da ottobre 2016, quando il presidente D'Agostino e alcuni altri imprenditori hanno rilevato le quote dell'avvocato Tilia. E in primis vi voglio dire che a ottobre il presidente si è accollato l'intera stagione calcistica 2016-17, benché un trimestre fosse già trascorso. Vi assicuro che un trimestre di Casertana Calcio equivale a un impegno finanziario importante. In tre mesi si fa tanto e si spende tanto, quindi tre mesi in più, tre mesi in meno non sono pochi, anche tenuto conto del fatto che i pochi contributi della Lega fino ad allora incassati erano stati già spesi e penso di poterlo dire, c'erano ammanchi di cassa a ottobre inspiegabili e somme poi mai reperite sia per abbonamenti che per biglietti delle partite.
A ottobre non avevamo contezza della reale situazione debitoria perché non era evincibile in maniera perfetta dal bilancio che avevamo avuto e dalle scritture contabili. La contezza, la realtà dei debiti l'abbiamo potuta quantificare, l'abbiamo potuta avere nei primi mesi del 2017, quando si è consolidata l'attuale proprietà. Si parla di debiti fiscali, previdenziali, ma non solo. Io vi parlo anche di debiti di natura commerciale, di tante persone, personaggi che hanno atteso il presidente D'Agostino per far pervenire la propria richiesta di somme. Decreti ingiuntivi, pignoramenti, lettere varie. Attualmente abbiamo l'avvocato Cerro a quasi 400.000 euro di causa in corso per pignoramenti, decreti ingiuntivi, di cui non sapevamo nulla perché non erano in contabilità. Parliamo di fatture che non erano registrate, di contratti presentati dinanzi al giudice ma non presenti in sede e quindi di cui non sapeva niente il Presidente e che stiamo gestendo. A questi si sono aggiunti ovviamente i debiti di natura fiscale e previdenziale. Da dove posso partire? Allora, sono stati pagati, io poi vi darò un totale di quanto è stato pagato nel 2017 e di quanto dovremo pagare nei prossimi anni per la gestione 2013, 14, 15 e 16. Sono questi gli anni che il Presidente D'Agostino sta pagando come IVA, IRAP, INPS, addizionali regionali e comunali. Non so quanti di voi sono ferrati in materia, sanno di che cosa sto parlando, però addizionali, INAIL e quant'altro. Allora, voglio entrare nel dettaglio e darvi dei numeri, così vi rendete conto. Allora, a ottobre 2016 c'erano a Equitalia tre rateazioni con 6-7, ciascuna con almeno 5-6 rate scadute. E le abbiamo dovute regolarizzare al 31 di dicembre per poter fare la definizione agevolata, la famosa rottamazione, e quindi nell'arco di quei tre mesi sono state pagate rate per 18.000 euro e i rimanenti 190.000 euro di queste tre rateazioni si sono stati rottamati e diventati 104.000 euro, quasi tutti saldati nell'anno 2017, perché la rottamazione era così. Rimane l'ultima rata, aprile 2018, 26.000 euro. Attualmente a Equitalia ci sono altre due cartelle, si direbbe dalle mie parti fresche fresche, di 250.000 euro, INAIL 2014 e 2015. No, in totale tra le due, sono una è di 170.000 euro, l'altra di 96.000 euro. Sono entrambe INAIL relative agli anni 2014 e 2015. Quindi non c'entra con questa cosa la gestione TIA, giusto? 14-15 TIA non c'era. 14-15 non c'entra TIA, no, ci veniamo dopo. Non c'entra. Sono pregresse. In pratica sono l'autoliquidazione che si paga sulle retribuzioni dei dipendenti, calciatori e non, nonché sono state fatte delle compensazioni inesistenti con dell'INAIL per quegli anni, per cui adesso dobbiamo pagare. Agenzia delle Entrate. Allora, per l'Agenzia delle Entrate, sempre ottobre 2016, avevamo da pagare IVA 2013 per altri 3.000 euro ed è stata saldata. IVA 2015 rateizzata, varie rate scadute versate in questo anno e qualche mese, per un totale di 9 rate e circa 5.500 euro. IVA 2016, debito 146.000 euro, pagate 4 rate da 6.800 euro per 27.000 euro circa. 7.200 euro. IRAP 2014, il debito era di 33.700 euro, anche qui abbiamo rateizzato e pagato 3 rate da 1.685 per 5.000 e qualche cosa.
IRAP 2015 è arrivata qualche giorno fa, quando avevamo la verifica degli ispettori. 52.246 euro, anno 2015. Ritenute anno 2015 72.500 euro, sono state pagate 3 rate per 11.000 euro. Addizionali per 278.971 euro relative agli anni 2015 e 2016. Anche questa è arrivata da poco, la ratizziamo come le altre e la paghiamo in 20 rate. Le rate dell'Agenzia delle Entrate sono tempestali. Cos'altro abbiamo pagato? INPS, c'era un rateizzo INPS di 152.400 euro, di cui non era stata pagata nemmeno una rata, sono state pagate tutte le rate, quindi tutti i 152.000 euro. Un altro rateizzo era da 82.000 euro, era stata pagata un'unica rata, abbiamo pagato le restanti, adesso siamo in regola, per un totale di 21 rate e 69.040 euro. Vi sto annoiando? No, dovete essere fieri perché c'è qualcuno che sta mettendo i conti in ordine. Stiamo capendo che il campionato deve passare a pagare qualcuno. Perché se io, in qualità di dirigente, massimo dirigente, proprietario di un club come questo, mi trovassi sistematicamente addosso, io sarei avvilito. Non solo, io ho preso anche, ho pagato anche la gestione loro, perché loro quando sono entrato io, nel mese di settembre, io entrai da sponsor, che tutti sapete come è andata a fare, in quei quattro mesi che era insediato lì Tilia aveva preso i soldi degli abbonamenti e si è andato al mare. Si erano presi i soldi degli sponsor, tra cui i miei 70.000 euro, e se n'è andato al mare, e si è preso la prima rata dei contributi e se n'è andato al mare. E non erano stati pagati? Non è pagato ancora, cioè per lui era andato da poco, quindi aveva accumulato questi 300-400.000 euro e era andato al mare. Nel mese di settembre, non mi scordo mai, il 10 settembre mi hanno chiamato e dice: vediamo come dobbiamo fare, io non ho nemmeno una lira. Quindi da quel momento in poi c'era da pagare 1.700.000 euro per finire il campionato, e quel milione ce l'ho messo io. Quindi finiamo di comprare, poi finiamo, facciamo un quadro completo e poi dopo il Presidente risponderà anche alle vostre domande, anche alla dottoressa, però è giusto completare il quadro, visto che stiamo parlando già da 10 minuti ma siamo ancora al primo foglio. Siccome ci sono tanti dati, alla fine dopo cercherà di sommare tutto, vi dirà tutto come pesa sui conti della Casertana ogni anno. Allora, io non ricordo, ero arrivata qui, vi faccio il totale delle rate, che ha versato il Presidente da ottobre, novembre al 31 di dicembre. Io mi fermo al 31 di dicembre perché non sono aggiornata, gennaio e febbraio, la mia contabilità non è ancora aggiornata, spero non ci sia la Guardia di Finanza che ci ascolta. Da ottobre 2016 a dicembre 2017 sono state pagate rate per debiti 2013, 14, 15 e 16 per 410.000 euro. A queste somme dobbiamo aggiungere ovviamente quello che è stato pagato dell'ordinario, perché se il prossimo anno dovesse cambiare la compagine societaria, vi assicuro che chi arriva dopo di noi non ha le rate del 2016 e del 2017, perché noi a queste sommiamo quelle ordinarie che stiamo regolarmente pagando. Addirittura quest'anno, lo devo dire con piacere, anche l'IVA stiamo pagando
in regola, stiamo rateizzando volta per volta. Presidente, non lo vedo sorridere perché giustamente, però noi cerchiamo di tenere le cose, la nostra gestione, cerchiamo di non fare troppi, di non fare debiti, cioè dove abbiamo difficoltà rateizziamo nei tempi e paghiamo nei tempi senza arretrare nulla, anche perché ci fanno le verifiche, viene la Covisoc 2-3 volte l'anno e ci controlla anche i centesimi, e devo dire la verità, alle ultime verifiche ci siamo sempre fatti i complimenti perché hanno trovato tutto in ordine. Quindi questi 400.000 euro li abbiamo pagati fino al 31 di dicembre, ma non è finita qua, perché sono rateizzi da 20 rate che abbiamo iniziato noi, quindi finiscono in un orizzonte temporale di 4-5 anni. Quindi dovete sapere che per i prossimi 4-5 anni, e parlo di anno solare però, non di stagione calcistica, quindi per il 2018, 19, 20 e 21, abbiamo rate per gli anni vecchi di circa 250.000 euro. E saniamo l'arretrato. E poi stanno pagando l'ordinario. Quello che diceva prima il Presidente, la stagione calcistica 2015-16, chiusa al 30 giugno 2016, non ricordo chi fossero i proprietari a quei... Non ce lo ricordiamo noi. Chiudeva con una perdita di oltre un milione. Questa perdita di oltre un milione è stata risanata dal Presidente, perché la ricapitalizzazione l'abbiamo fatta a dicembre 2016 e i pochi soci che c'erano... Quindi solo per capire, 1.400.000 euro al di là della gestione ordinaria, capito bene? No, 400.000 euro di rate vecchie più 1.100.000 di perdita che è stata ripianata dal Presidente. Perché che è esula dalla gestione ordinaria. Che è esula dalla gestione acquista, dalla nostra. Mi perdona, lei ci ha accennato recentemente che c'erano dei debiti fuori bilancio, le situazioni di debitore non erano incluse assolutamente nel bilancio che è stato presentato ai consulenti, presumo anche a lei, del Presidente della Rossino quando è stata acquisita la società. Domani, da Profano. Da Profano in Madrid. Cioè, a quale vengono questi debiti e non si può fare nulla dal punto di vista legale per imputare questi debiti a chi effettivamente li ha contratti? Perché allora noi... Prima che andasse il Presidente della Rossino, il dottor Giovanni Lombardi, che cosa disse? Disse la società è sana, è precisa, è perfetta. Abbiamo una cosa, non ci sono debiti, c'è bisogno soltanto di ricapitalizzare la società, quello che poi avete fatto a dicembre. Per gli ignoranti in materia, uno dice non ci sono debiti, è facile, ma quando si parla di ricapitalizzare vuol dire che il capitale sociale della società è interamente eroso dalla situazione debitoria. E quindi quel discorso che faceva lui, cedo a costo zero, ma bisogna ricapitalizzare, già quello nascondeva dei debiti di bilancio. E stiamo allora parlando solo esclusivamente di quello che ha detto lei. C'è una cosa che non vi ho detto. Oltre ai numeri certi abbiamo un dato incerto. Abbiamo attualmente una verifica della Guardia di Finanza in corso, praticamente non abbiamo più documentazione perché ce l'hanno tutto loro. Che sta verificando gli anni dal 2013, se non erro dal 2013 al 2016, e io non lo so che cosa posso dire e che cosa no. Allora, prima di questa verifica c'era stata un'altra verifica per delle fatture pare inesistenti relative al periodo di cui mi sta parlando lei. E quindi lì poi hanno fatto l'accertamento a noi e ovviamente a chi ha emesso le fatture, di questo a oggi non sappiamo ancora gli esiti. In più
a metà del 2017 abbiamo avuto questa ulteriore verifica, anche importante, vi devo dire, anche con accesso presso le abitazioni dell'amministratore, insomma, cose sgradevoli, per cose che poi da non imputare a noi, perché tant'è vero che gli anni poi analizzati erano quelli precedenti, quindi è stata pesante. Poi all'inizio, però parlando con l'Agenzia delle Entrate, con la Guardia di Finanza, ci abbiamo tenuto a chiedere che imputassero le responsabilità agli amministratori pro tempore, perché altrimenti io fui molto chiara, dico, se tutto questo che state rinvenendo nelle gestioni vecchie ce le addebitate a noi, glielo dissi, dico, noi non ce la facciamo, perché non andiamo proprio oltre, dobbiamo lasciar perdere. Devo dire, la Guardia di Finanza mi ha detto, dice, no, ovviamente le responsabilità sono di chi ha fatto i pasticci. Quindi ora, tornando al concetto, perché non possiamo chiederlo agli altri, non è sempre facile poi chiedere a qualcun altro, dobbiamo vedere anche la solvibilità di chi c'era prima di voi, di noi, e solvibilità che non abbiamo riscontrato sempre. Ora non so, non fatemi dire troppo, ecco. Abbiamo detto tutti i numeri che c'erano da dire? Grosso modo abbiamo detto tutti i numeri certi. Facendo quello punto fare, anche perché a questo dobbiamo aggiungere anche queste 400.000 euro circa di cause pendenti, giusto? Sì. Quindi andiamo sui 2 milioni. Una domanda da ignorante, nel momento in cui una società effettua l'iscrizione alla Lega, la Lega Calcio non era presente, non era a corrente di questa situazione debitoria? Quindi ecco, loro pagavano quello che dovevano pagare, quindi la Lega non era a corrente di questa situazione del presidente. Queste tasse qua no. Salvatore Orlando, a questo, la dottoressa poco fa gli diceva, siamo in debole con i pagamenti anche perché abbiamo la Comisoc sul collo che. No, la Comisoc ci controlla i pagamenti di calciatori, i contributi e qualche altra cosa, ma altre tasse non te le controllo, che non gli interessa, sono tasse statali, quindi lo Stato sapeva come funziona, no, non le paghiamo, però fra 2 o 3 anni vengono fuori, è quello che sta succedendo adesso, loro non hanno pagato niente, quindi il signor Lombardi, la sua intenzione, quando diceva che la società era pulita, una società pulita non si attiglia con 8 cambiali da 10.000 euro false, poi dopo 4 mesi ti dice ok, arrivederci, grazie, non ho più un centesimo, quindi lui sapeva quello che aveva fatto. Perché lui, io so che lui disse in pubblico, disse dove li ho trovati, là va già lasciato, giusto? Disse così, ok. E Tiro disse la stessa cosa, dal notaio. Disse a me della casetta non mi interessa proprio, può pure morire. Presidente, bravo. Però, facciamo fare domande anche a Antonio Papale, rapidamente sempre, Antonio. La faccio alla dottoressa, visto che io meno di economia me ne intendo. Dottoressa, le chiedo, nel momento in cui la Guardia di Finanza andrà ad appurare che ci sono stati degli illeciti, ovviamente scatteranno delle conseguenze penali nei confronti di questi soggetti, sia penali che civili, quindi la società può anche rivalersi in sede civile nei confronti di chi amministra. Ma voi sapete chi era l'amministratore ai tempi? Sì. Chi era? Sì. Quindi. No, ai tempi. Prima, e poi c'era il signor, mi pare un altro, anche un altro signor Kirchia. Quindi e sono questi personaggi qua che non sono solvibili. Questo non lo so, non lo so, però voglio dire, non era Lombardi l'amministratore. Mi permetto di farvi una domanda che probabilmente mi farete fra 2 minuti. Dice, ma anche neanche adesso è il presidente D'Agostino l'amministratore, ma attualmente l'amministratore è una
una collega di tutto rispetto, la mia commercialista Lidia Ronaldo, non è assolutamente, cioè non ci sono paragoni d'alcun genere. Avete altre domande? E nel momento in cui dovete emergere responsabilità, quindi lei mi conferma che la società potrebbe riparare? Questo sì, questo okay. Peppe Scialla, un'altra domanda? Presidente, per quanto riguarda questa situazione di divisione, volevo sapere se aveva inciso nella formazione della squadra quest'anno, se potrà incidere magari in maniera positiva sulla formazione della squadra l'anno, nella stagione a seguire. Bella domanda. E c'è una bella risposta. Se posso aggiungere una cosa, se incide sì. Sul suo entusiasmo. Allora, la situazione che abbiamo trovato, quindi lo sappiamo tutti che che situazione, quindi la stiamo illustrando, lo immaginavamo, quindi non sapevamo i numeri, però qualcosa diciamo di sapevamo. Non è che quella situazione è debitoria, è quello che ci dà un pochettino di problemi, ma non ci stanno, sarebbe meglio, però noi dobbiamo, non solo abbiamo una situazione debitoria grave, abbiamo ereditato una società, con tutto il rispetto della società, negativa, dove non potevamo andare da nessuna parte, dove non potevamo chiedere un calciatore, dove a tavola con noi non ci si deve nessuno, quindi abbiamo dovuto anche ricostruire questa, diciamo tra virgolette, l'immagine della società. Poi abbiamo una situazione strutturale per quanto riguarda gli impianti, e voi lo sapete come stiamo, no? Dove andiamo a pagare settore giovanile, scuola calcio, la prima squadra dove si deve allenare, cioè uno stadio un pochettino messo male, quindi diciamo che paghiamo 1.650 euro di stadio. Quindi in tutta questa situazione qua la migliore cosa è proprio di scappare, che non sta niente di positivo. Io l'unica cosa che mi aspettavo era, in tutta questa situazione, non tanto sponsor, mai sponsor, perché anche io da oggi, se io avrei dovuto fare la sponsorizzazione una casetta, non la farei, per tutti quelli vicissitudini che si sono creati precedentemente. Quindi capisco pure tanta gente che ci ha detto di no. E beh, ci siamo detti, vabbè, piano piano facciamoli ricredere. Io quello che mi aspettavo i tifosi, perché non è possibile che una squadra di una provincia, dove siamo 102 se non sbaglio, o 104 paesi, 104 comuni, con circa 900.000 abitanti, facciamo 450 vacanti, quando siamo pieni, 450 vacanti. Una gestione, noi abbiamo dai 300-400.000 euro della Lega, non di più, in Lega Pro. Abbiamo un poco di sponsorizzazione, ma niente di che. Incassi per lo stadio arrivano all'incirca, tra abbonamenti e incassi, 100-120.000 euro, con una gestione minima per salvarsi 1,3-1,4. Ci vuol dire che ogni anno ci vogliono 600-700.000 euro al di fuori di debiti. Questa è la situazione della Caserta. Che se noi avremmo 10.000 vacanti, come dicono Uleccio Catania, io mi aspettavo che sinceramente qualcosa in più, che il tifoso avrebbe detto ok, crediamo in questa situazione, crediamo in questo progetto, siamo tutti quanti vicini. E invece questo non è successo, ed è un anno e mezzo. Laddove questa situazione dovesse migliorare, la società ha intenzione di fare un passo indietro? No. Assolutamente.
Assolutamente, quindi non siamo, non siamo, no, 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 non siamo qua. La domanda ci allora sta, però la risposta è chiara. Io aspetta, fammi rispondere a questa domanda che è importantissima. Io stiamo qua perché dovevamo, era giusto che tutti chiedevano cosa è successo precedentemente, debito, non debito, e per chiarire questa situazione. Ma non stiamo qua perché ci vogliamo dare una ridimensionata, perché non c'è niente da ridimensionare, quindi non è che cioè, qua c'è soltanto di tutti insieme di fare sacrifici e di cercare di andare avanti e di fare le cose quanto meglio le possiamo fare. Questo non vuol dire che abbiamo una squadra, con tutto rispetto, noi abbiamo una squadra di tutto rispetto, però dovete sapere le cose come stanno. Enzo, ti ha risposto, se c'hai adesso la domanda che volevi fare. Allora, io capisco la sua delusione quanto riguarda i tifosi. No, no, io non è che sono deluso, ci vuole. Sorpresa negativa. Bravo, no, non deluso, figurati. Però, visto che seguo la Casertana da 35 anni, dico che lo zoccolo duro è sempre lo stesso. Poi per 20 anni, noi abbiamo perso 20 anni, una generazione. E adesso, secondo me, con l'entusiasmo che stanno portando anche tra i ragazzini, perché i ragazzini che portano la maglietta della Casertana, fino a 10 anni fa non si poteva permettere che si portasse già la maglietta a 8 anni e adesso lo fa. Secondo me, con l'entusiasmo che portate voi, la squadra che farete l'anno prossimo, senza, perché quest'anno è capitato pure la sfortuna che in tutti i primi 3 mesi abbiamo giocato di sabato e sappiamo che di sabato la gente non viene. Parecchio diventa, secondo me, anche dagli orari delle partite. No, non c'è mai scelto, perché non mi trovo d'accordo. Io allora, lo sportivo è una cosa, lo tifoso è nata, ok? Io sono tifoso della Casertana e ma vado a vedere o sabato, a Romini, o lunedì o martedì, si gioca, si sciocca o si viene via, ok? Ah, lo sportivo va a vedere l'evento, ok? E lui ci sta, esce, facciamo una partita di cartello, facciamo i playoff, facciamo la Coppa Italia, vediamo un Napoli, tutto sta. Ma va bene, però lo zoccolo duro ci deve stare. Lo zoccolo duro, una provincia di 900.000 abitanti, 450 abbonati, io li facevo 1.200 a Teano, 1.200 a Teano, tutte le domeniche, ok? Quindi non diciamo fesserie. Sì, però io ripeto, la società non è di difendere quelle che non vengono, ricordate, un poco anche questo, un poco perché all'inizio è risultato come sono convinto, per l'esperienza che ho negli anni, che adesso che iniziano le partite con gli orari aumenteranno sicuramente. Speriamo. Io direi anche alla dottoressa, giusto anche per dare un quadro ancora più generale, visto che Riccardo me l'ha detto, di sommare un po' tutte le cifre e far capire anche qual è stata la gestione fino a questo momento sotto la proprietà d'Agostino, no? Quali sono i numeri totali, definitivi di gestione ordinaria e quella che è relativa ai debiti, per capire un po' quanto è stato speso in totale. Questo è importante. Mi volevano far fare delle slide, ho detto no, sarebbe stata una conferenza troppo pesante, troppo impegnativa, anche in termini di morale, questi numeri memorizzarli troppo non va bene, li dobbiamo dire, ma poi lo dico perché il Presidente è così, li dobbiamo dimenticare, nel senso che non devono essere una spada di Damocle. È un po' di chiarezza per farvi capire che se le energie del Presidente vengono disperse per pagare qualcosa che non abbiamo fatto noi, è chiaro che poi si riducono, quindi penso che nell'arco di 4-5 anni possiamo, il Presidente può fare cose belle, perché sono convinta che aumenteranno gli sponsor, perché c'è lui, e aumenteranno gli spettatori, e toglieremo le cose vecchie e ci saranno più energie da investire nei campionati successivi, di questo siamo tutti certi. No, allora se noi siamo qui perché il Presidente, vuol dire le difficoltà ci sono,
sono queste, siamo insieme perché sono state fatte cose bellissime, affiliazioni, magari non lo sapete, affiliazioni con le società di calcio dei paesi limitrofi, cosa che non era mai stata fatta prima, cose che non ci portano grossi introiti, assolutamente, ma si spera che portino un indotto in un, certo, in un orizzonte temporale di almeno 4-5-6 anni, quindi dobbiamo tenere duro in questo tempo, perché chiaramente poi questo porterà i frutti successivamente. Lo store, ripeto, anche lo store non è certamente per l'incasso che si batte alla cassa, ma è sempre per motivare i cittadini a, ad amare questa maglietta e a venire allo stadio, eh sì, per fidelizzare. Considerando che ogni anno saltano due squadre di Capro, quest'anno già ne sono state due, ma per la fine saltano ancora quattro, quindi scompariranno altre sei società, quindi non è che ci stanno società, qua ci sono tutte società indebitate, quindi sono tutte società che debbono fallire. La situazione del settore giovanile, possiamo un attimo completare in maniera più semplicissima, anche perché sì, per esempio non sono un laureato in economia. No, vi faccio un po' di numeri un po' più semplici per i colleghi per poter riportarle anche sul giornale. Allora, le somme quali sono? Solo un totale di che cosa è stato, sì, di cosa, degli importi che sono stati accollati dal Presidente. Allora, 1.170.000 circa era la perdita della stagione calcistica 2015-16. Quasi interamente c'è un altro socio, non voglio togliere la parte all'altro socio, però è una quota minoritaria, minima, quindi quasi integralmente ricapitalizzati dal Presidente. In più debiti tributari pregressi per gli anni 2013, 14, 15 e 16 che ammontano a circa €1 milione, €1,5 milioni. Rateizzati in un orizzonte temporale di 4-5 anni, per cui abbiamo versato in questo anno 2017 €420.000-430.000. Vi assicuro che sono numeri a ribasso, perché la cartella da €1.000 e l'F24 da 2.000 non sono stata andare a cercarlo, quindi erano numeri piccoli, non mi sono fossilizzata su quelli. E nei prossimi anni avremo ancora rate per circa €300.000. In più c'è 4-5 anni, perché poi altre cose non si stanno formando, perché le cose invece ordinarie le stiamo pagando, quindi poi eliminata questa parte vecchia non avremo più tutte queste rate. E a questo si sommano le verifiche che abbiamo in corso, Guardia di Finanza, non vi so dire che cosa succede. Quindi ad oggi gli investimenti della famiglia D'Agostino con la Casertana si aggirano in un totale di quasi 4 milioni, si diceva. Anche... Oddio, 2 milioni e qualcosa sono stati pagati, 2 milioni e mezzo fino ad ora, 2018 è in corso, ci sarà un altro milione per il 2018. 1.170.000 per il 2015-2016. Come? Sì. 2013-2016 circa 1.5 milioni di... debiti tra fiscali e previdenziali. Fiscali e previdenziali. Sì. Poi mi diceva che c'erano sempre, come ho detto in precedenza, di 400.000 euro di cause che sono in corso, quindi commerciali. Debiti commerciali, di quelli non sapevamo nulla perché sono venuti fuori come i funghi. Quindi la parte tecnica, diciamo, l'abbiamo chiusa. Adesso, se il Presidente vuole chiudere questa conferenza, sintetizzando un po' anche il suo pensiero, noi abbiamo già ribadito, però. Vabbè, anche per i tifosi soprattutto. Prima volevo chiedere una cosa. Se c'è un'altra domanda, non so quando avete avuto contezza di tutta questa massa debitoria. Non ha pensato, mano a mano che si sviluppavano le situazioni, anziché di fare singolarmente dire a ciascuno di noi di volta in volta che lo interpellavamo, ci stanno un sacco di debiti, se forse questa conferenza stampa l'avesse fatto un poco prima, anche la piazza si sarebbe posta un po' diversamente nei confronti del Presidente della Casertana e della famiglia D'Agostino. Vabbè, non penso che una cosa non era mai nemmeno giusto farla prima di iniziare. L'ultima cartella è arrivata l'altro ieri, quindi non è che era tutto...
Purtroppo era una situazione che noi non sapevamo precisamente le somme, ma ce lo aspettavamo perché sapevamo chi erano precedentemente a noi, quindi quello che hanno fatto, quello che fanno e quello che faranno. Quindi non è che eravamo sprovveduti, nel senso che lo sapevamo, speravamo che non erano tante di quelle zone, però sapevamo che arrivava qualche cosa, insomma sono arrivati. La cosa grave è che non è tanto la questione debitoria, è quello che si è ereditato, è l'immagine della società, cioè, è quello che ci hanno lasciato, cioè ci hanno lasciato in mezzo a una strada dove la Casertana non si poteva sedere con nessuno. Noi siamo stati a Napoli l'anno scorso, non ci hanno fatto nemmeno entrare, quest'anno ci hanno chiamati loro, oggi ci sediamo con tutti i club di Serie B e Serie A. A Napoli intende? Calcio a Napoli, sì. L'anno scorso non ci hanno nemmeno filato, quest'anno invece ci hanno chiamato loro. Quindi era giusto cercare di iniziare e di guardare avanti e di lasciare perdere un pochettino le chiacchiere e di lavorare tanto, quello che c'è da fare ancora per tanto tempo. Ma questo non vuol dire che noi, io in primis sono demotivato, anzi, a me quando il gioco si fa duro, tanto invece io qua, quindi trovo una porta aperta. La squadra sarà sempre una squadra competitiva, pure a me invece si fa una squadra per vincere un campionato, ma non è facile, anche se vuoi spendere quanto vuoi, il Lecce ci prova da 20 a 15 anni, il Foggia sono 20 anni, l'Alessandro spende 12 milioni all'anno e non ci va. Io dico che bisogna soltanto lavorare bene, cercare di fare, purtroppo noi non possiamo fare tanti errori perché non ce lo possiamo permettere, perché purtroppo sappiamo la situazione qual è, però questo non vuol dire che noi, a me non piace perdere, quindi non saremo una squadra cucinetta, non saremo una squadretta, saremo sempre la Casertana, quindi dovunque andremo ci faremo onore. Quindi, però la cosa più importante è che in futuro noi riusciremo a costruire una società importante sul piano morale, sul piano umano, sul che quando arriva la Casertana, arriva la Casertana, e oggi è così. Quindi non ci dobbiamo far spaventare da questi debiti che ci stanno, perché purtroppo ci stanno e bisogna pagarli, però dobbiamo andare avanti. Penso che sia chiaro, no? Non c'è niente da aggiungere, penso abbiamo concluso. Il Presidente, no, ora vi ringrazio tutti quanti per essere intervenuti, grazie.